Sono Luca Sacchi, sono il presidente della DDS, la struttura che accoglie tra le altre cose anche i campus estivi. Attualmente i campus ospitano il nuoto, ovviamente, il tennis, il volley o il basket, il calcio e il judo, che è stato un inserimento di qualche anno fa quanto mai vincente. Noi ci rivolgiamo come mini campus a bambini di 3-4 anni e come campus a bambini che vanno dai 5 anni fino ai 14. Di base la struttura del campus è di una settimana, intesa dal lunedì al venerdì, una settimana lavorativa, è anche un periodo strategico. Iniziamo come offerta dal primo giorno finita la scuola, il primo lunedì finita la scuola, e arriviamo fino al giorno prima l'inizio dell'anno successivo scolastico, con cui copriamo tutte le settimane estive, fatta eccezione per quella di Ferragosto. Abbiamo nel corso del tempo anche strutturato un'offerta per le aziende, per cui c'è la possibilità di avere delle convenzioni per le aziende che avessero voglia di utilizzare i nostri campus come possibilità all'interno dell'azienda per facilitare il lavoro dei propri dipendenti. I ragazzi vengono divisi in base all'età in determinati gruppi. Ogni gruppo ha un suo responsabile, che è il nostro animatore, che fa da collegamento tra i vari maestri di disciplina. Ciao, io sono Marco e durante il periodo estivo io mi occupo di seguire qui i ragazzi l'organizzazione dei tempi estivi della DDS. Ciao, io sono Simona, faccio l'istruttrice di pallavolo. Ogni disciplina cerchiamo di portarla avanti con un livello, diciamo, didattico che abbia un significato, non solo un significato ludico, quindi anche proprio un livello didattico. Ciao, mi chiamo Monica, ma tutti qua mi chiamano Monichina. Lavoro in DDS da ben 12 anni. Ciao, sono Marta, sono ancora un'atleta e faccio ancora nuoto. Sono qui per fare l'animatrice, quindi non insegno ancora come istruttore a questi campus. Porto quindi i ragazzi da un campo all'altro, da un'attività all'altra, per far continuare la loro attività sportiva durante tutta la giornata. Mi chiamo Vittorio, sono l'istruttore di judo del camp della DDS. Sono istruttore di judo da 3 anni. È divertente poi anche quando facciamo gli esercizi. Non sono noiosi solo di tecnica, ma riusciamo anche a fare degli esercizi che ci stimolano e ci fanno venire voglia di giocare anche a calcio. Sono all'interno della nostra struttura quasi sempre, i più piccoli sempre. C'è un'alimentazione che viene curata, ovvio, da un esperto del settore, per cui i ragazzi seguono un percorso durante la settimana che rispecchi le loro esigenze e anche la stagione, il caldo. Per prima abbiamo mangiato della pasta al pesto ferra con dentro dei pomodori, del prosciutto e della mozzarella. Quelli più piccoli, 2007-2008 di quest'anno, quindi i 3-4 anni, fanno anche una merenda a metà mattina, in genere a base di frutta. Mettiamo sotto le piante e facciamo la merenda all'ombra. E se stiamo al sole ci cuociamo tutti. Nelle 12 settimane accogliamo più o meno 800 bambini. È un numero interessante al quale siamo arrivati gradualmente. Potremmo anche azzardare qualcosa di più. Solo che dobbiamo tenere in considerazione non solo di quando c'è bel tempo come oggi, ma anche di quando c'è la pioggia. Non vogliamo che i bambini siano troppo sacrificati, cioè garantiamo i 5 sport anche nei giorni di pioggia. In situazioni magari meno ottimali, però li garantiamo sempre. Questa è un'altra caratteristica del nostro campus. Rotola. Per evitare di esagerare come attività fisica per i più piccoli, quelli di 3-4 anni, mini campus, non proponiamo 5 sport, ne proponiamo 3, però c'è più spazio per la ricreazione, c'è più spazio anche per la creatività. Nel primo pomeriggio e in chiusura i bambini più piccoli lavorano,
con le mani, disegnano, creano oggetti, portano a casa un bel ricordo. Credo che la soddisfazione più grande sia vedere i bambini a fine giornata distrutti e felici e che fanno fatica ad andare via dal campus perché ancora vogliono giocare con gli altri bambini e si fermano ancora a giocare con gli animatori. A fine campus, il venerdì pomeriggio, diamo un libretto con su la fotografia, per cui è un ricordo che prendi, ti porti a casa e ogni tanto col tempo riapri e dici: ah, guarda qua il ragazzino o il mio maestro, ancora lo vedo alla lezione di nuoto, oppure come mi manca vado a trovarlo un'altra volta. Insomma, guardiamoci negli occhi, c'è l'esigenza da parte dei genitori anche di avere uno spazio dove sai che i figli possono stare nella massima salute, anzi coltivando la salute mentre tu sei al lavoro, per cui sono uno sfogo importantissimo non solo per il bambino ma anche per la famiglia.